Dall'Abruzzo oggi voglio raccontarvi una storia fantastica mista alla leggenda legata all'avvolto santo, il volto di Gesù impresso su un velo. E c'è appunto, diciamo, una parte di leggenda che ha inizio dal 1506 più o meno e poi va avanti fino al 1643, quando questo velo viene portato qui a Manoppello nelle mani dei frati che lo hanno custodito fino ai giorni nostri. Velo che è stato anche esposto per un periodo a San Pietro e che oggi è appunto a Manoppello e richiama veramente centinaia di migliaia di persone. È una storia affascinante che ha molto a che fare con la Sacra Sindone di Torino. Tutto ha inizio verso il 1506, quando un misterioso pellegrino lascia in dono ad un medico il prezioso velo e scompare nel nulla. Segue la vendita a un altro privato, poi a un militare e infine il dono ai frati cappuccini di Manoppello. Nel 2006 Papa Benedetto XVI, accolto da migliaia di fedeli, dopo la sua commossa visita, eleva il santuario a Basilica, che richiama da secoli centinaia di migliaia di visitatori ogni anno da tutti i continenti. Questa immagine è veramente unica, oltre che essere trasparente, ha anche una caratteristica che fa cambiare l'espressione del volto con il cambiamento della luce. Adesso illuminiamo solo dalla parte opposta a noi e vediamo un volto, per così dire, quasi sereno, sorridente, ma tante ferite. In ogni parte del volto ci sono ferite. Adesso illuminiamo dalla parte nostra solamente e vediamo un volto sofferente. Guardate, adesso la bocca è aperta, fa vedere i denti. Gli occhi hanno il bulbo oculare bianco e le ferite sono guarite, non ci sono più. Quindi questo sarebbe dopo la resurrezione? Di che materiale è fatto il velo che contiene il volto santo? Si chiama bisso marino. Il bisso marino è un tessuto simile alla seta, è chiamata la seta del mare perché lo produce questa cozza gigante chiamata pinna nobilis. E poi un'ultima cosa, quando questa immagine viene illuminata cambia colore, adesso è colore marrone, se viene illuminata, guardate, diventa color d'oro, luccicante. È vero, dorato. Questo forse è il motivo, ecco così. Questo è il motivo per cui quando cambia la luce cambia anche l'espressione del volto. Un'incredibile reliquia tra storia e leggenda, tra realtà e fantasia. Un enigma che da secoli appassiona scienziati, ricercatori, pellegrini.